Studenti del liceo musicale Misticoni Belisario in piazza questa mattina a Pescara per protestare contro la decisione della dirigenza scolastica e della provincia di spostare le lezioni pomeridiane di strumento, musica d'insieme e coro dalla sede di Viale Kennedy a quella di Via Einaudi, al termine delle lezioni del mattino che si svolgono invece in Via Passolanciano. I maggiori problemi sono quelli orari, perché abbiamo un 70% di pendolarismo, quindi moltissimi ragazzi che vengono da paesi abbastanza lontani, quali Orsogna, Crecchio, Castiglione Messe Raimondo, eccetera, ed escono ad orari quasi improponibili, come 7:30, e non hanno ad esempio autobus o treni che li riportino a casa. Ma anche per i non pendolari si creano delle distanze orarie, quindi dei buchi di ore che vanno persi e vanno sottratti al tempo in cui noi possiamo studiare o comunque occuparci di attività pomeridiane che hanno tutti quanti gli studenti per diritto. Quando noi eravamo in Viale Kennedy, nel senso, avevamo gli autobus che passavano a Piazza Duca, invece adesso a Viale Einaudi abbiamo un autobus da prendere per tornare alla stazione e un altro autobus da prendere per tornare a casa, quindi è veramente molto più complicato. Ho mandato 2-3 email alla dirigente scolastica a nome degli alunni, invece i genitori si sono mossi per parlare sia con la provincia che con il dirigente scolastico, ma in realtà abbiamo avuto semplicemente un muro, quello noi ci dispiace, che non possiamo essere ascoltati, noi non chiediamo tanto, noi abbiamo semplicemente un diritto e cerchiamo di appunto poterne usufruire. Noi attualmente ci stiamo assentando dalle lezioni pomeridiane perché appunto i ragazzi sono impossibilitati, quindi prenderebbero comunque delle ore di assenza e per diciamo collaborazione ci stiamo assentando tutti quanti, perché è una cosa che va avanti da 12 anni purtroppo, e io non lo faccio tanto per me, che sono ormai al quinto anno, sto per uscire, lo faccio per i ragazzi che sono appena entrati, per una realtà che io spero vada avanti per sempre, perché è una realtà bellissima e non deve soffrire così, anche perché siamo studenti come gli altri. I disagi per i 150 studenti del liceo musicale si susseguono ormai da oltre 10 anni. Non è mai stata individuata, infatti, una sede unica in grado di ospitare le lezioni. Al sit-in di protesta, che si è tenuto davanti al Palazzo della Provincia, hanno preso parte anche numerosi genitori dei ragazzi e alcuni insegnanti. Chiediamo che il liceo musicale, in attesa di quella che possa essere nel futuro una sede tutta per loro, di avere al momento una sede unica, dedicata, in cui possano svolgere le lezioni del mattino e del pomeriggio, evitando di fare spostamenti che determinano una decurtazione delle ore dall'orario scolastico curricolare di alcune materie. Abbiamo inviato una lettera a tutte le istituzioni locali e regionali, abbiamo avuto risposta soltanto dal presidente della provincia di Pescara, che però ha confermato la decisione intrapresa dalla dirigente scolastica.